Ciao a tutti Vitto Family, io sono Vittorio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi Vitto Family, come potete vedere, sono un pochettino preoccupato. Nello scorso episodio Ernesto, il mio migliore amico, si è intrufolato di nascosto qua in camera mia. E indovinate un pochino che cosa ha fatto Vitto Family? Sì, esatto, ha aperto la macchina del tempo. Questa è entrato dentro e adesso è rimasto bloccato nell'epoca dei dinosauri. Sono 3 giorni che lo sto aspettando qui fuori, ma di lui nessuna traccia. Non vuole uscire. Chissà adesso dove sarà Ernesto, sperduto nell'epoca dei dinosauri. Ecco, non avrei mai pensato di dirlo, Vitto Family, ma mi manca tanto il mio amico Ernesto. Certo, lui puzzava, faceva delle battute veramente squallide, però voglio dire, lui è pur sempre il mio migliore amico. Dobbiamo fare qualcosa per salvarlo. Ehi, adesso che ci penso, un modo ci sarebbe per farlo tornare qua indietro nel presente. Dobbiamo trovare colui che ha creato la macchina del tempo. E chi è Vitto Family? Esatto, il dottor Patata. L'unico problema però, Vitto Family, è che io non vedo il dottor Patata da un bel po' di tempo. Beh, adesso che ci faccio caso, non lo vedo da quando Ernesto è scomparso. Dove potrebbe essere finito quel dottor Patata? Ah, ci sono! C'è un posto dove potrebbe essere il dottor Patata e si trova proprio di lì. Sapete qual è? La cucina, perché lui adora mangiare. Andiamo a vedere se sta di là. Dottor Patata! Dottor Patata! Andiamo a controllare di... Attenzione, 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 attenzione. Che cosa sta succedendo? Computer, che succede? Apertura dello spazio temporale. Sì, Vitto Family, avete sentito? Vuol dire che qualcuno sta tornando di nuovo indietro qua nel presente. Sarà sicuramente Ernesto, sì. Questo significa che lui è riuscito a scappare dall'epoca dei dinosauri in qualche modo. Chissà come. Sono curioso di scoprirlo. Lui non si riesce nemmeno ad allacciare i lacci delle scarpe. Quindi come diavolo ha fatto a tornare? Questa cosa è un pochino sospetta. E se per caso non fosse Ernesto la persona che sta tornando? No, 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 ma cosa dico? È sicuramente Ernesto. E adesso, Vitto Family, prepariamoci a dargli il benvenuto come si deve. Ernesto, bentornato. Ernesto, mi sei mancato tantissimo. Ma che cosa? Vitto Family? C'è un piccolissimissimo problema. Vedete? Non c'è nessuno qua nella macchina del tempo. Computer, mi stavi per caso prendendo in giro? Non sono programmato per questo. Ma vuoi scherzare? Qua non ci sta nessuno. Aspettate un momento, Vitto Family. Cos'è quello? Ma che cosa? Un pappagallo? Com'è carino e bellino e tenerissimo! È un pappagallo di peluche, anche morbido. Ma da dove è arrivato? Quindi Vitto Family, non era Ernesto quello che stava arrivando, era soltanto uno stupidissimo pappagallo. Computer, la prossima volta questi scherzi non li fare più, grazie. Un pappagallo di peluche, ma per favore. Sbaglio, Vitto Family? Ho appena sentito un verso? Cosa? Mi sa che forse abbiamo sentito bene. Chi è che è stato a fare quel verso? Vabbè, forse Vitto Family, mi sarò soltanto impressionato. Non sarà stato nessuno, sì, tranquilli. Giusto, pappagallo? Ah, sì, giusto. Un pappagallo che parla. Vitto Family, c'è un pappagallo parlante qua in camera mia. Sì, ho capito. Forse sto soltanto avendo una stupida allucinazione. Ho appena visto e sentito un pappagallo che parla. Ci hai provato, cervello, ma mi dispiace, non ci sei riuscito. Coraggio, Vittorio, svegliati da questo sogno. Adesso riaprirò gli occhi e il pappagallo sarà scomparso. Sentite! Oh,
Che cosa? Ma allora tu sei veramente un pappagallo vivo? Ma com'è possibile? Sì. Arrivi dalla macchina del tempo? Sì. E puoi parlare? Sì. E non solo parlare, posso anche cantare. Ah! Io sono Gallo, il pappagallo. Wow, Gallo il pappagallo, che nome originale. Senti pappagallo, io adesso avrei da fare davvero tantissimissime cose, quindi se non ti dispiace, per favore, devo finirle, grazie. D'accordo, allora ruberò il tuo hamburger. Oh no, mi è caduto. Ecco fatto. Prova a prendermi. Ah vabbè, ma tanto che vuoi che me ne importi, è soltanto uno stupido panino. Aspetta un attimo, il mio hamburger! Torna subito qui, pappagallo! 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 Dove ti sei nascosto, eh? Oh. Sento il tuo odore! So che sei da queste parti. Coraggio, esci fuori, ti do una caramellina ina. Andiamo, Vitto Family, non facciamoci sentire. Ah, ti ho trovato, pappagallo! Pappagallo? Pappagallo? Gallo il pappagallo, dove ti sei nascosto? So che sei in questa stanza da qualche parte. L'attacco! Ah, no! Levati! Non ci vedo più! Levati! No! Ti ho fatto uno scherzetto! La mia testa, dove diavolo ti sei nascosto? Ah, ti ho visto! Adesso ti prendo. Scappo via! Pappagallino, sto arrivando! Pappagallino! So che sei da queste parti! Fatti trovare! Sei qui dentro? No, so che ti stai nascondendo qua dietro! Ti ho trovato! No, ma non è qui! Ma allora dov'è? Forse qualcuno si sta nascondendo dietro la cuccia di Vera? No! Ma che diavolo? Qua dietro c'è nessuno qua vicino! No! Dove diavolo si è cacciato? Qua non mi troverà mai! Devo spolazzare via! Vitto Family, non ce la faccio più. Ma avete visto quel pappagallo? È veramente incredibile. Non si riesce a far prendere. È velocissimo. Poi svolazza così. E quindi io non riesco mai a prenderlo. Mi sta veramente dando fastidio. Qui dobbiamo giocare d'astuzia. So cosa bisogna fare in questi casi. Dobbiamo creare una trappola per pappagalli. Esatto, così una volta che lui arriverà là vicino lo cattureremo e poi vedremo come se la caverà. Dopodiché lo faremo tornare indietro nell'epoca da cui è arrivato, che poi non sono ancora sicuro se sia il futuro oppure il passato, perché voglio dire, i pappagalli parlanti non ne ho mai visti prima. Chissà da dove viene. Dobbiamo scoprirlo, ma prima dobbiamo prenderlo. Coraggio, creiamo la trappola. Sì, ok Vittorio, ma come facciamo? Ma davvero è così? E come in ogni episodio, Vitto Family, è arrivato il momento di ballare la Vitto Dance! Mano destra, mano sinistra e Vitto Dance! E se anche voi Vitto Family volete ballare la Vitto Dance, dovete assolutamente avere la maglietta ufficiale, che potete avere anche voi andando su internet e cercando Vittorio Loffredo eBay, e la maglietta della Vitto Dance arriverà dritta dritta da qui, cameretta mia, a casa vostra. Coraggio, provateci e vedete se funziona.